conosci l'azienda di Asti, dal 1891 facciamo solo prodotti a base di vino. Cocchi nasce come inventore dell'americano, inventa proprio la formula dell'americano che diventa un americano in bottiglia, un aperitivo a base di tea artemisia, ma soprattutto per legge genziana, con aggiunta poi di china e di scorze d'arancia amara, eccetera. C'è l'americano bianco, tipico per avere un galletto di stile futurista dagli anni 30, e c'è anche una versione rosa fatta come base con vini piemontesi. Il nome americano può creare qualche confusione, perché con quello chiamiamo un cocktail, ma il cocktail è nato una trentina d'anni dopo. Americano vuol dire all'americano o all'uso americano, perché nel 1800, fine 1800, usare soda e ghiaccio voleva dire usare lo stile di servizio americano. Per quanto riguarda i vermouth, Cocchi ha sempre prodotto un po' tutta la gamma di vermouth nel secolo, dal dry al bianco, al rosso, al vermouth di Torino classico, all'amaro. 6 o 7 anni fa noi abbiamo rilanciato il vermouth di Torino, il vermouth storico, con una ricetta di Cocchi, un vermouth amaricato ma sostanzialmente dolce. È nato per essere miscelato, quindi per fare ricette classiche. Quindi me lo vedo per un Negroni meraviglioso, me lo vedo anche per un Manhattan. Più recentemente abbiamo prodotto un vermouth amaro dove c'è una doppia dose sia di china che di rabarbaro, quindi è molto interessante per amaricare per esempio dei negroni. La cosa nuova è la riserva, un prodotto di studio, diciamo, con pochi esemplari, meno di 2000 bottiglie. Nella riserva noi andiamo a controllare non solo più il vino da produttore di vino, ma adesso controlliamo anche l'artemisia. Questo vuol dire andiamo a coltivarla, e siamo piemontesi, siamo sabaudi. Dove andiamo a coltivarla? Nei giardini reali della Venaria, 80.000 metri quadrati coperti, un potager royal storico, e quindi un po' come tornare a definire il fatto che il vermouth di Torino in qualche modo è nato sotto il cappello della famiglia Savoia. Il Barolo Chinato è l'icona di Cocchi, che fa appunto da 125 anni, ha un carattere che merita di essere giocato anche da solo, è nato per un sigaro, un cioccolato scuro, un fondente dai 55 agli 80% di cacao, e però se lo metti in un Negroni diventa spettacolare. Noi lo chiamiamo King Negroni ed è buonissimo. Campari, Barolo Chinato e Gino.